Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, Villa Vitrotti. Sai dove c'è il foglio firma? Cerconi, sono lì. Ah, ciao bella, Flavia Cerconi. Ah, ok. Florinda, sì, ho messo presente. Noi l'abbiamo visto, poi si è risposto. L'abbiamo visto. Allora, sono 17 presenti, assente la Presidente del Municipio più 7 consiglieri. Allora, sono 17 presenti, assente la Presidente Fantino, altri 7 consiglieri. Quindi, verificato che c'è il numero legale, possiamo procedere con il consiglio. Nomino quali scrutatori, i consiglieri Laddaca, Caccamo, Tredicina. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula, sono previa comunicazione al tavolo della Presidenza. E mi è arrivata una richiesta di autorizzare la ripresa del Consiglio, come abbiamo fatto nel precedente Consiglio. Se non ci sono osservazioni, io credo di poter autorizzare la ripresa del Consiglio. Ci sono osservazioni? No, va bene. E prima di procedere all'ordine del giorno, permettetemi di fare a nome di tutto il Consiglio le condoglianze al consigliere Benassi per la scomparsa della cara nonna. Allora, procediamo con l'ordine del giorno. I primi 6 punti dell'ordine del giorno riguardano proposte di deliberazione aventi lavori somma urgenza e debiti fuori bilancio, e saranno presentati dall'assessore Loris Antonelli, e farà un'unica presentazione di tutte e 6 le proposte. Poi faremo nella dichiarazione di voto e nella votazione uno per uno. Prego, assessore. Grazie Presidente, buon pomeriggio consiglieri. Cercherò di essere sintetico perché queste proposte di delibera le interpreto come un atto dovuto che il nostro municipio deve agire per regolarizzare le pastoie burocratiche che questo strumento, che lo strumento della somma urgenza crea, ma che tutto sommato ci hanno permesso di intervenire e di avviare gli interventi per una certa importanza, quindi per circa 1,5 milioni di euro, relativamente a 7 scuole del nostro territorio. Questo è un momento prezioso di edilizia scolastica, perché tutti sapete che negli ultimi 5 anni era mancato totalmente il piano investimenti e quindi la possibilità di operare nell'ambito della manutenzione straordinaria. Di conseguenza, alcune somme urgenze avviate lo scorso anno, 2 nello specifico, Centroni e Sant'Evandi, e le altre perfezionate nei mesi scorsi, si configurano come una risorsa irrinunciabile per iniziare a dare delle risposte che per troppo tempo i nostri bambini, con i loro insegnanti, i dirigenti scolastici e le relative famiglie hanno atteso. Diverse di queste scuole hanno talmente attivato e irritato i genitori e il territorio tale da procurarci diffide, esposte alla procura e via dicendo, proprio perché si configuravano come situazioni di fatiscenza, degrado e rischio, motivo per cui gli uffici, operando concretamente e compiutamente, hanno attivato la richiesta di queste somme urgenze. Mi corre l'obbligo di fare solo una specifica e dopodiché passerò a illustrarle cercando di essere il più sintetico possibile. C'è una sola differenza fra 2 di queste somme urgenze, che sono Sant'Evandi, cioè meglio conosciamo come Sant'Evandi, anche se parliamo dell'asilo nido Melodilla,
e Centroni, la scuola media e primaria di Centroni, perché queste sono emergenze. Oltre a chiedere a questo consiglio il riconoscimento della spesa, chiedono anche il riconoscimento del debito, in quanto cantieri aperti lo scorso anno e già chiusi in autunno, per fortuna già chiusi in autunno perché erano situazioni non protraibili oltre. Le altre sommergenze sono sommergenze che in qualche modo, insieme alle due succitate, questo consiglio ha anche già approvato, perché le ha approvate diciamo con una situazione magari anche un po' anomala dal punto di vista degli avvenimenti della pubblica amministrazione, ma le approvate approvando il bilancio previsionale 2013, quindi seppur erano previste come un'allocazione nel centro di costo debiti fuori bilancio, sono state messe nel bilancio previsionale 2013, quindi già discusse con il previsionale 2013, già approvate non solo da questo consiglio municipale ma anche dal consiglio comunale. Per questo, come dicevo in inizio di presentazione, cercherò di essere sintetico perché ritengo un atto dovuto e imprescindibile del mio ruolo e del ruolo di questo municipio, però ecco, diciamo, procedo a fare una breve presentazione solo per darvi una informazione più completa e più corretta. Nell'ordine, la prima delibera riguarda la scuola di via Sant'Evandi, che appunto è un nido comunale costruito a metà degli anni 2000 e che evidentemente per problemi di non perfetta esecuzione ha palesato da subito infiltrazioni e umidità di risalita. Era una sperimentazione che prevedeva che il materiale utilizzato fosse prevalentemente legno, non è stata una sperimentazione riuscita e questo ha comportato che i bambini che frequentavano quel nido sono stati esposti a muffe e umidità per un po' di tempo, finché su segnalazioni degli utenti il nostro ufficio tecnico non è prontamente intervenuto chiedendo l'attivazione della sommergenza, vedendosela riconosciuta e operando quindi questa opera di risanamento. Ad oggi questo permette al Nido Melodilla di essere uno dei più gradevoli e sistemati del nostro municipio, in un quartiere del tutto periferico perché in zona romanina. La seconda situazione è quella che riguarda la scuola Centroni. In merito alla scuola Centroni, dove l'intervento di sommergenza ha permesso di eliminare le copiose infiltrazioni, e quando dico copiose non è un eufemismo, le copiose infiltrazioni di acqua che caratterizzavano il vastissimo terrazzo, il vastissimo solaio della scuola, è stato un intervento che ha tamponato concretamente quello che era il rischio di distacchi di intonaci e quant'altro e di grave insalubrità per la scuola, e non ha neanche risolto tutti i problemi di quell'istituto, tant'è che su altri bandi per l'edilizia scolastica della regione non solo ci siamo attivati per chiedere ulteriori stanziamenti e portare a compimento un lavoro fondamentale in un quadrante di quartiere in cui la vivacità della comunità ha fatto sì che i genitori, dove noi non siamo arrivati in tempo puntuale e tempestivo, ha rivitalizzato quella scuola dipingendo la palestra, sostituendo i neon, facendo una serie di interventi in maniera sussidiaria rispetto a quello su cui la pubblica amministrazione non ha avuto le risorse utili per essere pronta e puntuale. Quindi di nuovo ci troviamo di fronte a un atto doveroso, per fortuna già compiuto, quindi quella scuola è stata messa in sicurezza con un lavoro terminato in autunno. Ho avuto modo di visitarla diverse volte e di vedere che almeno quella parte dei problemi fosse risolta, sia stata risolta. Mi attiverò successivamente perché anche gli altri problemi siano il più velocemente possibile presi in carico. Poi abbiamo come terza delibera quella che riguarda la scuola Bellini, che è una scuola forse la più vicina a questo edificio, la più vicina alla sede del municipio e quindi a noi, su via Circonvallazione Tuscolana, fa parte appunto dell'Istituto Comprensivo Circonvallazione Tuscolana, che anche qui, senza usare eufemismi, era una scuola che faceva acqua da tutte le parti, cioè l'acqua veniva giù a mo' di pioggia e non in casi di eventi meteorici straordinari, ma anche in casi di eventi meteorici ordinari. È proprio una di quelle scuole su cui i genitori, che in questo caso non hanno colore e non hanno fede, si uniscono in un unico grido di vendetta, avevano già mosso alla Procura della Repubblica un esposto per sollecitare che questa sommergenza fosse riconosciuta, perché in una prima istanza la commissione tecnica del Dipartimento aveva un po' titubato su riconoscerla, e devo dire che le pressioni venute anche dal territorio in virtù di una situazione che era più che fatiscente hanno fatto sì che fosse riconosciuta anche
la sommorgenza della Bellini. Segue la sommorgenza della Corradini, dove a integrazione di quanto detto per le precedenti delibere, in cui gli interventi di sommorgenza erano tesi soprattutto a eliminare il rischio di infiltrazioni con conseguente distacco di intonaci e di elementi pericolosi, se non addirittura di crolli dove queste infiltrazioni fossero perdurate, per quanto riguarda la Corradini il rischio crolli era già un fattore contingente, perché oltre al risanamento che impediva le infiltrazioni si è operato a richiedere una sommorgenza che permettesse anche il risanamento dei frontalini, che erano in uno stato di tale degrado che diventavano contestualmente pericolosi per l'incolumità dei bambini e delle persone che operano nel mondo della scuola. Alla quinta delibera incontriamo due scuole contenute in un'unica delibera. Sono contenute in una delibera perché hanno una storia simile, sono state chieste e su pressione del territorio e dei cittadini che frequentano quelle scuole ben oltre due anni fa, ed erano state nel luglio 2012 anche già approvate dalla commissione tecnica, quindi potevano diventare immediatamente operative già dall'autunno 2012, se non che, essendo due sommergenze che, per quanto in virtù dei tecnicismi del bilancio ci troviamo a valutarle qui oggi per deliberarle, erano due sommergenze operate direttamente dal Dipartimento con conseguente scelta anche del direttore dei lavori che sta operando nei cantieri, che è appunto del Dipartimento, e quindi non si capisce come mai, ma di questo solleviamo chiaramente i nostri uffici perché non avevano competenze in merito, non si capisce come mai, nonostante il Dipartimento alla data del 31 luglio 2012 approvava con un fax intitolato urgentissimo, approvava queste sommergenze, se le siano trascinate ancora per ulteriori mesi e finalmente stiamo intervenendo. Sono un po' diverse queste due rispetto a quelle illustrate sopra, perché per quanto riguarda la De Curtis, che è una delle scuole che è qui su Viale De Consoli e su Viale San Giovanni Bosco, e gli interventi, che sono anche di impatto minimo rispetto a quelli delle scuole precedenti, erano tesi a eliminare diverse problematiche relative all'igiene e alla sicurezza, quindi anche un intervento sui corpi dei servizi igienici, quindi sui bagni. E devo dire che in fase di intervento hanno verificato quanto fosse grave anche l'aspetto che riguardava le infiltrazioni, forse semplicemente perché da quando era stata approvata la prima volta la relazione a quando i lavori sono iniziati sono passati ulteriori due anni con ulteriore deperimento dei solai. Per quanto riguarda invece la scuola ex Schweizer, che fa parte dell'istituto comprensivo di Via Messina, che sta a Via Messina, anche lì l'intervento è un po' particolare perché si tende a eliminare un rischio sicurezza inteso nel senso più comune e popolare del termine, cioè a che fare con la messa in sicurezza e la protezione degli ambienti in un'area, in un quadrante in cui negli anni si sono registrate aggressioni, effrazioni, ingressi notturni, e quindi questo intervento, oltre a mettere in sicurezza i frontalini e l'impianto elettrico, tende anche a blindare un po' di più tutto il fronte della scuola che è sul retro, quindi che dà verso il parco, affinché la mensa non sia più oggetto di continui furti e vandalismi notturni, e affinché le finestre siano protette da grate in ferro, perché è successo ripetute volte che sono state bersaglio di lancio di oggetti e sassi anche in presenza di personale all'interno della scuola, e che si configurava come una situazione di grave rischio. Ultima, ma solo per ordine cronologico, non per importanza, la scuola Italo-Svevo di via Publio Valerio, la succursale, l'ex Cicerone, meglio conosciuta come ex Cicerone, in cui al pari delle scuole di qui sopra e purtroppo anche di altre scuole che non riescono a essere oggetto oggi della nostra attenzione ma che gravano nella stessa situazione, c'era un livello di infiltrazione tale che una di quelle scuole che abbiamo prontamente visitato le mattine delle alluvioni con l'ufficio tecnico, perché anche lì l'acqua veniva giù in maniera copiosa e per niente discreta. Questo è diciamo un po' lo stato delle scuole che sono state ricomprese in queste sei diverse delibere per le sommergenze. Chiaramente su alcune di queste posso darvi, se ne avete necessità per procedere, maggiori informazioni. Mi sono premurato di essere sintetico, ribadisco, sia perché lo ritenevo un atto dovuto e sia perché oggetto della delibera
è la regolarizzazione della spesa e non della valutazione dell'intervento che è stato fatto dai nostri uffici e approvato dalla commissione tecnica del Dipartimento, che negli anni ha dimostrato di non essere di facile approvazione, cioè non è un organo che ha operato indiscriminatamente concedendo il parere positivo sulle somme urgenze a prescindere, quindi diciamo assolta la parte tecnica che è quella che meno riguarda il corpo delle delibere, ho cercato di essere sintetico, se poi avete bisogno di maggiori informazioni sono qui per darvele. Grazie. Grazie a lei Assessore. Allora, prima di aprire la discussione volevo comunicare all'Aula che mi è stata presentata una mozione, articolo 58, riguardante sistemazione superficiale inerenti ai lavori della metro C nel tratto via La Spezia e via Orvieto. Questa mozione, articolo 58, consultandomi anche con l'ingegner Silvestri, che sostituisce oggi il direttore, io la acquisisco e la porto in discussione al prossimo consiglio. Grazie. Allora, apriamo la discussione. Sì. Allora, quindi la mozione va come primo punto del prossimo consiglio. Allora, apriamo la discussione sulla presentazione che ha fatto l'assessore Antonelli. Chi vuole intervenire? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, grazie Assessore per la puntuale relazione che ha fatto in merito a queste somme urgenti necessarie, dice bene lei necessarie, e quindi per l'amore che abbiamo per la scuola, sia io che lei, dovremmo dire che le somme urgenti devono essere utilizzate per tutte le scuole del nostro territorio. E quindi io vorrei sapere quando si ricorre alle somme urgenti e quando sono definiti urgenti, perché di fatto hanno rubato, e l'ho denunciato, alla mensa della Diaz, perché mancano le inferriate. E ci sono anche altre situazioni tante. Io dico questo, che per quanto riguarda la passata consigliatura, nell'ex nono solo una somma urgente è stata autorizzata, l'incendio della Rodari. Ora ci ritroviamo 1.500.000 spesi giustamente, ora diventano debiti fuori bilancio e noi dobbiamo ratificare attraverso l'articolo 191. Avremmo voluto ragionare con lei rispetto alle somme urgenti di questo municipio, dell'intero municipio, perché sono tutti plessi scolastici che riguardano l'ex decimo municipio. Non lo faccio per una questione di campanilismo, ma solo per regolarizzare una procedura che non lo so se è il Campidoglio o gli stessi atti che hanno mandato alla Commissione Capitolina per Ostia sono stati ratificati e approvati. Io chiedo all'assessore un chiarimento più puntuale, avrei preferito, come dire, di sentirlo con questi atti in commissione, però si parla di tutt'altre cose. E quando si cerca di avere un elenco puntuale di quello che si sta facendo prima o dopo, ci sembra che un po' la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Una cosa chiedo, io ho avuto queste delibere, ma il parere di regolarità c'è? Io non lo trovo, o meglio, al tempo che ho preso io, il parere non c'è. Allora, se noi ci dobbiamo assumere questa giusta, bella responsabilità di approvare debiti fuori bilancio riguardante la scuola, riguardante questa situazione in cui ci vorrebbe veramente un piano Marshall per recuperare tutte le scuole che riversano in situazioni veramente di degrado generalizzato, io vorrei che le procedure, come parla spesso il vicepresidente, siano procedure amministrative corrette. Il Collegio dei Revisori, alla pagina ultima della delibera, oggi ha firmato stamattina? Questa è una domanda che le faccio. Poi, per quanto riguarda un'altra, questa che
forse mi hanno dato le pagine in cui la prima è quella corretta, poi il contenuto dentro forse manca qualche pagina, però si tratta di quale scuola, non riesco neppure a vederlo perché una pagina riguarda una delibera del Consiglio Comunale e le altre c'è una planimetria generale della viabilità, quindi non vorrei che fosse una cosa diversa per errata copiatura, però mi lascia un po' perplesso. Io nulla, cioè, sono felicissimo che si spendano i soldi per le scuole dove veramente c'è una necessità, però il ricorso alle somme urgenti deve essere posto oggi anche all'attenzione della Commissione Capitolina, deve essere, ahimè, regolato in modo diverso, altrimenti qualcuno può beneficiare delle somme urgenti, altre no. Allora, chi la determina la somma urgenza? L'infiltrazione dappertutto è una somma urgente? Tutte le scuole piove, causa delle condizioni meteoriche che subiamo quotidianamente, però questa è la posizione in qualità di Presidente della Commissione Scuola, ritengo di affermare in quest'Aula. Grazie Assessore, grazie Presidente. Grazie a lei Consigliere Ciancio. Consigliere Laddaca, prego. Dopo interventi. Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, io intervengo, insomma, credo ci sia poco da dire, ma credo anche sia giusto dare atto di un passaggio che c'è stato in Commissione Bilancio, che è stata chiamata dalla Presidenza del Consiglio, insomma, ci sono stati trasmessi gli atti per esprimere parere. E in Commissione ci siamo potuti avvalere dell'intervento degli uffici, dell'ufficio tecnico che ci ha illustrato insomma, più o meno come ha fatto l'assessore quest'oggi in aula, e insomma, devo dire che i commissari hanno avuto poco da eccepire, anche perché abbiamo preso atto di un percorso che è stato un po', insomma, travagliato ed anche straordinario in tutti i termini, quindi abbiamo sentito anche oggi l'assessore ribadirci, sono cose segnalate nel 2012, messe a bilancio, fuori bilancio, somme urgenze. Gli uffici ci hanno ribadito che si parla di somme urgenze laddove ci sia pericolo per l'incolumità dei bambini e di chi frequenta le scuole, quindi sono procedure che si attivano in automatico laddove si ravvisino elementi di... Un po' di silenzio, perché... Sta piovendo pure in altre scuole. Laddove si ravvisino elementi di pericolosità in alcune scuole, le procedure poi si attivano in automatico, ovviamente con il parere degli uffici. Le delibere che abbiamo potuto vedere noi avevano tutti i pareri, insomma, positivi degli uffici competenti, quindi la Commissione si è espressa ovviamente positivamente, ed io mi permetto di aggiungere una nota personale, assolutamente personale, quindi non lo dico in qualità di Presidente della Commissione, ma l'ho già detto altre volte, io mi auguro che sempre più la parte politica, che deve essere, abbiamo detto spesso, di indirizzo e controllo, si sottragga o quantomeno lasci spazio ai competenti tecnici, e quindi credo che la politica negli ultimi anni in Italia abbia fatto molti danni proprio per voler entrare in modo politico, perché politici facessero scelte tecniche. Quindi al di là della, ripeto, questo è il mio pensiero personale, al di là dell'indirizzo e del controllo, credo che sarebbe più giusto e più opportuno che alcuni procedimenti siano eseguiti con competenza degli uffici e la politica abbia meno voce in capitolo in questo senso, perché sicuramente è meno preparata e competente, almeno nella media dei politici. Grazie. Grazie consigliere Laddaca. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi chiudo la discussione generale. L'assessore voleva fare, diciamo, chiudere un po' questa discussione. Prego, assessore. Ma sì, approfitto delle suggestioni del Presidente di Commissione Scuola Antonello Ciancio per dare qualche altra informazione in più che è sicuramente utile anche agli altri consiglieri. E mi corre l'obbligo di fare una premessa, e per questo parlo di suggestioni e non di quesiti. La premessa è che
Non posso, mi piacerebbe tantissimo, mi sentirei molto gratificato alla fine di questo quasi anno di mandato, non posso arrogarmi il merito di aver fatto arrivare in questo territorio 1,5 milioni di euro per le scuole. Questo è un merito che si può arrogare l'incaricato alla scuola che mi ha preceduto e neanche aveva il titolo di assessore, Alfredo Capuano, che di suo pugno ha fatto alcune richieste, alcune pressioni perché queste somme urgenze fossero riconosciute, la commissione scuola e le altre persone che in questo municipio hanno operato, perché senza il loro intervento probabilmente noi non saremmo riusciti a essere così premiati con questo 1,5 milioni di euro. Questo è una cosa che mi corre l'obbligo di dirlo, perché altrimenti sarei qui ad acquisirmi un merito che non mi appartiene. L'altro merito che non mi apparterebbe, ma che rivendico con orgoglio, è la presentazione di queste delibere, perché come faceva notare giustamente il Presidente di Commissione Bilancio Francesco Laddaga, il passaggio in Commissione c'è stato e correttamente è stato in Commissione Bilancio, perché nel deliberato di queste delibere non c'è la valutazione tecnica degli interventi, bensì la valutazione di regolarità della spesa e del debito. E sono orgoglioso di averle presentate perché ho visitato queste scuole, le conosco, mi relaziono costantemente con i dirigenti scolastici, quindi ho avuto piacere di presentarle al posto dell'assessore al bilancio, che era la materia forse più congrua in questo caso, tant'è che le ho firmate e le ho presentate io. Mi sorprende un po', ma semplicemente perché non è questa la sede opportuna, quando mi si chiede un diverso ragionamento su quali scuole potevano o non potevano essere premiate, perché come ho detto nel mio discorso introduttivo, queste somme urgenze sono state avviate con delle richieste nel 2012 e sono state approvate da questo Consiglio Municipale, nonché dal Consiglio Comunale, a dicembre con l'approvazione del bilancio previsionale 2013. L'elenco delle scuole con le rispettive cifre era già noto a tutti i membri di questo consiglio e le procedure che portavano a quel riconoscimento erano precedenti al dicembre 2013 e nello specifico precedenti anche al mio insegnamento. Che poi ci sono altre scuole che versano in condizioni di non dignità e di non sicurezza, non mi sono mai assolto dal dirlo, credo che lo dico, vado in giro, non mi sottraggo neanche alle pressioni dei cittadini, dei genitori, dei dirigenti scolastici, cerco di essere presente nel territorio e di dare delle risposte laddove non riesco a darle in termini concreti economici, perlomeno in termini relazionali e di comprensione, perché penso che metterci la faccia sia comunque un dovere da cui non mi voglio assolvere proprio e sono sempre presente. Quindi accolgo le chiamo nuovamente suggestioni, accolgo le suggestioni del Presidente Ciancio come stimolo a essere ancora più presente, ancora più pervicace in futuro per ottenere che tutte quelle scuole che non sono state oggetto di queste somme urgenze siano nei prossimi mesi e negli anni del mio mandato oggetto di somme urgenze, attenzioni e interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica. Oltretutto qualche merito mio malgrado me lo posso assumere, perché in questo anno di mandato abbiamo visto finanziati altri 2,5 milioni di euro che riguardano altre tre scuole e nello specifico l'Istituto Comprensivo Via Niobe per la media Rodari, la scuola Schweizer cioè l'Istituto Comprensivo Via Messina per la media Schweizer e la scuola Manzoni di via Lusitania per l'efficientamento energetico, e siamo in attesa che esca, e spero sia premiante, la graduatoria del bando della regione sull'edilizia scolastica in cui abbiamo presentato altre 8 scuole. Però le tre che ci hanno già finanziato con graduatoria di Regione Lazio al 14 marzo ultimo scorso si configurano come una spesa di circa 2,5 milioni di euro, e io vi invito a verificare quanti milioni di euro sono atterrati sulla città di Roma. Scoprirete che la proporzione di scuole che ci è stata finanziata è superiore in maniera schiacciante alla media di tutti gli altri municipi, quindi ho ben presente che i nostri ambiti educativi, le nostre strutture educative, partendo dai nidi e arrivando alle scuole medie
inferiori o secondari di primo grado, come si chiamano oggi, ammonta a circa 130 unità e che quindi le risorse economiche non bastano mai, proprio perché ce l'ho ben presente che il mio lavoro è attento, sensibile e a tempo pieno, e spero poi un giorno di riuscire a far contente le aspettative del Presidente Ciancio, riuscendo a sopperire a tutte le carenze in cui le nostre scuole versano oggi. Grazie. Aggiungo, sì è vero, c'era un'altra domanda, fra quella che è veramente una domanda e non una suggestione del Presidente Ciancio, e mi immagino si riferisca alla nota che l'OREF fa, alla nota che l'OREF fa evidenziando che il parere nei confronti delle nostre proposte di delibera è positivo al netto degli importi per gli incentivi al personale, in quanto somme che dovrebbero risultare nella onnicomprensività della retribuzione e di cui non si ha notizia nella contrattazione decentrata. Questa è la nota dell'OREF. E è importante dire che il direttore ha accolto, la cifra di cui parliamo, giusto per darvi una misura, è di circa 3.000 euro a progetto sui 200.000 medi, e è importante evidenziare che il direttore, che è la persona che nel merito ha il titolo per valutare la conformità tecnica di quest'atto, ha risposto all'OREF con una nota in cui riteneva, innanzitutto è interessante perché l'OREF scrive dovrebbero risultare e non deve, già questo una pubblica amministrazione, per chi è un po' avvezzo, sa che lascia ampi spazi di interpretazione, ma al di là di questo il direttore evidenzia una cosa precisa, e cioè che il titolo dell'onnicomprensività non si applica ai dipendenti, bensì solo ai dirigenti, quindi in questo caso gli incentivi non sono messi in discussione. Questo che sto dicendo, l'ingegner Lancillotti, dirigente della UOT, lo mette in una nota a data 25 giugno e su cui si assume la responsabilità, in cui narra in forma scritta dell'incontro avvenuto all'OREF, dove è emerso che la riserva espressa non è applicabile al personale non dirigente e pertanto non ostano motivi a riconoscimento della legittimità degli incentivi in quanto previsti dall'ex articolo 18 legge nazionale 109 del 94 e simili regolamentati con deliberazione della giunta comunale 372 del 2005. A conclusione, lo stesso membro del collegio, scrive sempre l'ingegner Lancillotti relazionando sull'incontro avvenuto la settimana scorsa, ha espresso l'intenzione di convocare una nuova seduta per riformulare i pareri alla luce di quanto emerso nell'incontro e quindi in senso favorevole al riconoscimento del debito anche con riguardo agli incentivi, ferma restando la necessità di attendere l'approvazione del bilancio 2014 ai fini della registrazione delle successive scritture contabili. Grazie assessore, non è possibile, consigliere Ciancio. Non è possibile. La discussione, in dichiarazione di voto. Allora, adesso consigliere Ciancio, non è possibile, mi dispiace. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Proposta per proposta. Bene, allora, prima proposta, lavori di somma urgenza per la scuola Centroni. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla prego consigliere Ciancio. Sì, allora, naturalmente volevo intanto dire che per l'alta, come dire, situazione in cui versa, io ho detto fin dall'inizio che non ci possiamo esimere, io non mi esimo dal votare degli atti così importanti, però la discussione che io ho posto non l'ho posto perché sono un suggestivo o è una suggestione, ma una reale discussione che si sta affrontando anche ad altri livelli per altre situazioni. Quindi la pregherei, assessore, per l'alto senso che ci lega comunemente al dovere verso questa istituzione e alla scuola, di non fare simili affermazioni di suggestione. La suggestione è qualcosa di ben altro. No, per carità, però è per altri atti. Quindi le ripeto, quindi la votazione per quanto riguarda il gruppo PD è positiva e favorevole al votarli, ne voterei altri, questo ho detto sin dall'inizio, ma noi nel mio intervento si mette in discussione quali sono, quali e quando si ricorre alle somme urgenti.
quando si ricorre alle somme urgenti, ed è una discussione che sta avvenendo per Ostia, per tanti altri edifici che ricorrono alle somme urgenti, le scuole, lei apre una porta aperta. L'infiltrazione la vogliamo considerare una somma urgenza o la vogliamo considerare una somma che si ripara, si fa una toppa e poi dopo si fa l'intervento, si mette in bilancio normalmente? È una somma urgenza. Cioè, io voglio dire, l'incendio, dove effettivamente è un incendio, è una somma urgente, perché l'indomani i ragazzi devono andare da un'altra parte. Cioè, io è il metodo che ribadisco. Per quanto riguarda adesso, al punto in cui ci troviamo, che dobbiamo applicare l'articolo 191 che ce lo impone, dobbiamo approvare un debito che abbiamo fuori bilancio, e per alcuni volevamo che fossero inseriti nel piano, nel bilancio. Fine. Per quindi, per l'alto senso di responsabilità, era dovuto questo chiarimento, e ringrazio l'assessore della puntualità, ma onestamente è nostra anche cura sapere che non ricorriamo a strumenti che sono discutibili, perché se domani avviene che queste somme sono state... Siamo in dichiarazione di voto, quindi faccia... Voto positivo per assolutamente regolarizzare la spesa. Grazie. Se per la prima proposta, visto che si vota proposta per proposta. Sì, abbiamo già deciso questo. Allora, altre dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni, consigliere Giuliano, per favore. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Allora, passiamo alla votazione della prima proposta, che riguarda lavori di somma urgenza per la scuola Centroni. Chi è favorevole? Alziamo la mano, per favore. Scusate, altrimenti sbagliano le segretarie, per favore, su. Allora, allora facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Consiglio circuito. Sei contrario alla regolarizzazione. 13. Allora, 13 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione della consigliera Cerconi. Adesso votiamo, quindi la proposta è approvata, votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? La seconda proposta? No, immediata esecutività. 12, 13 voti favorevoli. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, approvata con 13 voti a favore, 3 contrari e un astenuto. Passiamo alla seconda proposta, per la scuola Sant'Evanti. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Questo è un casino. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Cerconi. Allora, approvata con 13 voti a favore, 3 contrari e un astenuto. Votiamo anche per questo, per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 9, 10, 11, 12, 13. Aspetta, no. Sono di più. Poi 13. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? Ok, va bene. Approvata con 13 voti a favore, 3
contrari. I consiglieri sono pregati di stare in aula, però non è che posso stare ogni volta a suonare il campanello, scusate. L'astensione della consigliera Cercone. Allora, passiamo alla terza proposta. Lavori, somma urgenze per la scuola De Curtis. Chi è? Allora, scusate, dichiarazione di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sì. Chi è contrario? Giuliano. Sì. Contrario Madrona, la Carlone. Chi si astiene? Non so se ha votato. Non lo so. Quanti? 15. Allora, 15 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Consigliere Ciancio, per favore. 15. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? Allora, approvata l'immediata esecutività. Passiamo alla proposta numero 4, giusto? Siamo alla quarta? Sì. Allora, lavori di somma urgenza per la scuola media Bellini. Ci sono dichiarazioni di... Scusate, però siamo in votazione, per favore. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok, 15 voti favorevoli. 15 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione della consigliera Cercuoni. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Ok, 15. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'immediata esecutività. Passiamo alla quinta proposta che riguarda i lavori di somma urgenza alla scuola Italo Svevo, sede centrale di via Salvioli. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata con 15 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione della consigliera Cercuoni. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non c'è più la voce. Allora, approvata l'immediata esecutività. Passiamo all'ultima proposta. Lavori di somma urgenza per la Corradini, via San Matteo. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 15 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione della consigliera Cercuoni. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'immediata esecutività della delibera. Adesso, chiuso questo punto, passiamo alle interrogazioni presentate.
Faccio presente, devo far presente alcune cose su quanto riguarda